Siamo tornati al Radio DJ Nuestro, un secondo appuntamento del telegiornale da tarda nuestra, a voce, a finestra bella da tarda. Allora, partiamo con un sacco di cose che stanno, stai da dire tanto di quella roba. Per esempio, a partita scacca tra Berlusconi e Meloni, ne vogliamo parlare, che ancora la formazione del governo non riesce a mettersi d'accordo, mamma. E le parole brutte che hanno detto contro a quella guagnetta, si è avvicinato uno e ha detto, ma è vero, scusa, è vero che sei italiano, che tu sei di colore, a mia carnavale, va fatti, va, viene la lupina, viene. Paola, non dà attenzione a qui, che sono tutte stue, vai avanti con la maglia azzurra e il tricolore bello dell'Italia, che sei italiano meglio di noi. Ah, e le bombardamenti che sono succedendo in Ucraina. Dice che mo a Kiev, a capitale, sono meno le bombe qui. Finitevela! Allora, poi l'ultima brutta notizia che voglio dire riguarda proprio le famiglie povere, quelle meno ambiente. Ambienti, con la E finale. C'è che capito, dice che l'inflazione è all'11,6% arrivato. Poi a botte. Sua attigna che mi malato, dice che per le famiglie povere è ancora peggio di peggio, che se no aumentano chi di casa vanno cute aperte, no? Ma anche se vanno per te, che dice che ci vanno in un locale se poi doppio. Le servizi ricreativi dice che hanno avuto l'aumento del prezzo, hanno raddoppiato proprio. Ma uno che può cusbare in un picco proprio, dice, se senza un soldo non ci può fare più, manca qui ti può fare. Per favore, mettimene d'accordo come mamma fa. Ci mannanza, regia, vai col sugo. Manuel Macron si è già detto, mi chiama una benzina e va la shit, e va la shit da Welina, a cotta da magna con l'elettrica, così a benzina non già mit, e sparagna picca. Avete capito? Buona Manuel Macron, un presidente della Francia, pigliamole sempre da qui, ha detto che fanno un bonus di 6-7 mila euro per tutti quei cristiani che hanno problemi economici, di famiglie meno ambienti, come diceva prima, che non possono spendere assai, e quindi è un fatto importantissimo suo. Tutto questo per incentivare la vendita della macchina elettrica. Ah, così respiriamo tutto quanto, che non ce la facciamo più. Che stai lì? È qui. Allora, la domanda del giornalista al nuovo presidente del Senato, la Russa, lei deve partecipare all'incontro tra Berlusconi e la Meloni? No, il triangolo no. Non l'avevo considerato. Andata bello, andasse nel portacene, se me ne quelle bugle, non lo voglio stare proprio, niente, ognuno se la vede per fatti loro, quelli sono cacchi loro, e intanto presidente, a macennanza qua, vi ci preparo un poco con chi sta due. No, guardi che veramente la Meloni io non la capisco in questo periodo. Guardate, per favore non me lo perché! Insomma, a qua non mi ha sono l'uteatrine, è l'uteatrine! Bene, bene che mi governare, qua mi hanno da fare, a qua non si capisce. E qui. Beh, onestamente, se sto fatto è vero, non facciamo altro che complimentarci col comune di Tardo, ma soprattutto col presidente regionale, quel Emiliano. Emiliano, bravo, quello che si mette Adolfo Celi, quello che ha fatto amici miei con Ugo Dognazzi. Quello è forte, mi è piaciuto sto fatto qua, cioè, è vero, è bello sto fatto. Ovvero, un cantiere nuovo che da nascere proprio su Aladambur. Su Aladambur praticamente dice che hanno fatto una terrazza con la faccia sul mare, su Mar Piccolo, hanno fatto una cosa bella. È stata sviluppata tutta sulla zona nord orientale e meridionale del quartiere. Insieme a questo primo quartiere qua, complessivamente ci vogliono 13 milioni, insomma, un lavoro di 40 milioni. Cioè, è bello questo fatto. Migliano, complimenti, speriamo. Noi non vedendo a campagna per vedere questo fatto qua, speriamo che le buttano essere, ma l'importante è che si faccia, è bello questo fatto.
mamma non son proprio felice di averci attato con te. Credevo fosse Beatrice e m'ha ghiacchiata putte. C'è grande fortuna da me. Avete saputo cosa è successo? Mannaggia, da che ti stanno chattando per mise e mise, fino a un certo punto che hanno cominciato a piacere veramente. Beh, vedimene mo, su una chat, su una hot, hot chat, da a un certo punto, beh, io sei bello, tu sei bello, ah, io è tutta truccata, rapato, e io è bello tutto indurottato, rapato, quando non ha visto quello, ma c'è se poi c'è qua, e tu c'è se fai l'arma di cinestra. Insomma, una figura proprio brutta una fatta. Stata partita quando c'è stato, quando a un certo punto, perché mi chiama mamma, ma come si attacca? Insomma, una brutta figura questa qua, madonna, invece, madonna, c'è scandalo. Arrivato un momento dell'amica mia, sì, per la che presentavo, o piccine mie. Signore e signori, madame e monsieur, Obertino! Da, ma oggi sei più bello dello del giorno, sì. Come stai? Ma contento assolutamente. Sono contento. Onestamente, da quando hai fatto la puntata dello del giorno, no? Che ha su Facebook, non mi capito che un nido o panificio. Tutti avevano, volevano anche a me. Ha detto, ma c'è fuori tra me, che ha guidato Franche, che faceva la pubblicità. Come se fosse successo, se si è avvenuto un po'. E posso dire una notizia pure io? Dì, l'ha detto, dì, 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 avvocato che una notizia. Senti, noi facciamo su le panze rotte, qua mozzarella, quella bella. Non qua a Flant. Quella bene, quella mozzarella, quella che è saccava da proprio. Sì. E poi la salume, chi che la cosa che usiamo noi, sono tutte buone, sono tutte belle su colore. Anche se pomodoro. Anche se appunto una cosa, ad ostè tuo panificio Oberdan. A parte a te, forte che si mangia bene, il tuo prodotto si mangia bene. Ma sono pure certe focacce, la cugina tua. La focaccia. La cugina di certe focacce. Ne hai visto niente. Che io me la mangio la focaccia pure. Ah, te la mangi? Ecco perché sei bella grossa grossa. Ho capito, mica, quindi mi ha visto toccando ogni volta che mangio la focaccia. Quella, bicce, quindi. Hai capito? Quindi se nervosisci, bicce a me mi piace la barrezzone, no? Aspiga, certe prese. Anche se tu hai una voce, c'è sempre o campo, o tardi, la voce, sto che sento strana. No, c'è voce. Questa è la voce a me, c'è voce. E sto che sento un po'. No, purtroppo, Vescenzi, tutto apposta da famiglia, quella sempre bella famiglia. Sempre. Saluti, ma Vescenzi, mi raccomando. Sempre, te lo abbraccio. È brava pure. Te lo abbraccio. Sembra ballare pure, l'hai visto ballare. Vescenzi, Un tip tap. Quando si può fare, I want to find the spider. Oh, mi raccomando, mandine da buone, che una sera questa, che sa che pure di sera state voi da. Oh, panificio Oberda. Anche a venire da. Che me ne forte in dove ho fatto due snai mai. Ah, venite tutte quante, pure tutte le piccine che mi vengono agli altri, che sto che dà, Appo, raccomando. Aspetta a tutti. Saluta alle telespettatori nostre qua. Ciao. Bello, sì. Lo sport. Praticamente una guagnetta di grottaglie, 23 anni, dell'esercito, dice che sei dell'esercito, ha vinto la medaglia d'oro in Albania, ha battuto l'avversario sulla categoria sua stessa, in come allevamento pesi, me la comando ci pacchetta grottaglie, è crociata a Giulia, Imperio, bella, pagate un caffè, ma non dici una parola, ci vede un scappo, si sbatta là, Giulia, siamo orgogliosi di te, viva Giulia, viva grottaglie. Cuore rosso blu, canta con noi, dai fatti sentire. Entriamo in campo con i cori, questo stadio ha due colori. Tarda nostra, bello sto 2-0 che mi ha fatto, io non me l'aspettavo proprio. E che se esceva male, mi fuori a casa, mannaggia, ultimamente mi ha perso quella partita che non c'è mai perso. Però a un certo punto, per la fine del secondo tempo, lo guagnino si è scatenato. Fatto dei cambi belli, giusti, Capuano, mister Capuano,
Ha messo questo guagnone la Monica, prima ha procurato un rigore e poi ha fatto questo collazzo forte, 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 che l'ha messo in dall'angolo. Bello, 2-0 netto. Speriamo la Madonna, speriamo che tarda da cennanza. Davide, con questo risultato, questa vittoria che stiamo facendo in casa da seguito, abbiamo messo già in classifica, che non possiamo, possiamo respirare, respiriamo. Forza, forza, Taranto! Da me. E questo è il momento, prima di trascurare, ovvero un momento da maglietta nostra, sono bella fatta, dice sta maglietta con un personaggio di Panarid, questa è la maglietta che è sostenuta forte forte da DJ Nuess, quindi ci auguri da chiare, vedete che se è un numero telefonico, l'email, scrivetene, che la venite a pigliare, costa 2 soldi, costa, ma mi dice spettacolo che è, e andà. Ci sa avanti da sole, vanno da sole. Queste sono le magliette. Queste sono le magliette. Do DJ Nuestre. La maglietta che sta sponsorizzando forte, forte, forte. Mi raccomando, accattatele che è bello. Madonna, quanto è bello. Sono belle fatte. Arrivato un momento che andiamo a lasciare, purtroppo, c'è stato bello, e la prossima, adesso sarà ancora più bello, quindi mi raccomando, seguitene sempre a noi, seguite a Franchetta Vestre, seguitene forte forte, mi c'è cuci, tutti i nostri, ma c'è innanzi tutti insieme, mi c'è Tarant, tiene bisogno della finestra su. Pertanto, udici nuestra è una finestra, dato si vede tutta sta città. Udici nuestra è proprio questa, danno davano do la vita chi ha, danno davano do la vita chi ha, danno davano do la vita a chi ha. Wow.